24 comuni dei Nebrodi pronti a fare rete per definire linee politiche e proposte progettuali strategiche vincenti per l'ottenimento dei fondi previsti dalla prossima programmazione europea. L'Agenzia di Sviluppo Locale dei Nebrodi Salpa da Sant'Agata Militello, dove presso la sede del parco i rappresentanti delle amministrazioni comunali hanno discusso e approvato la bozza di convenzione che sarà sottoposta ai rispettivi consigli comunali. Un'agenzia a cui sarà demandato il compito di definire la progettualità condivisa ed intercettare i finanziamenti per lo sviluppo territoriale. Abbiamo capito tutti che bisogna fare squadra, bisogna farlo nell'interesse del territorio per cercare di creare una struttura che possa intanto essere pronta per la programmazione europea, che possa essere pronta per i bandi ministeriali, che possa essere pronta a sviluppare idee e progetti lungimiranti. Questa convenzione avrà una struttura tecnico-amministrativa che lavorerà per, appunto, come dicevo poc'anzi, per ottenere il massimo risultato possibile sia sulle idee che sui risultati, anche su finanziamenti e bandi europei e nazionali, e questo dovrà essere un soggetto pronto a tutto. Sono convinto che si può avere sviluppo se facciamo rete. D'altronde l'esempio proprio del Borgo dei Borghi e dei Borghi Siciliani, abbiamo avuto grandi risultati perché abbiamo fatto rete. Quindi penso che è importante questa agenzia di sviluppo, che tutti i comuni dei Nebrodi abbiano questo momento di unione per poter andare avanti, perché solo la rete, ma il campanialismo bisogna metterlo da parte. A tenere a battesimo l'incontro decisivo verso la stipula delle convenzioni, il presidente della regione Rosario Crocetta, che ha ricordato l'importanza di fare squadra e lodato l'esempio nebroideo. Attraverso il Parco dei Nebrodi si è impostata una politica molto forte di legalità, collaborazione con le forze dell'ordine, intercettare bene la programmazione dei fondi europei e la programmazione europea significa dare una possibilità a questi comuni di svilupparsi, tenendo conto che si fa rete attraverso un organismo che i sindaci hanno costituito e che la regione ha ratificato. Ci sono fra l'altro altri 21 comuni che vorrebbero aderire a questo parco. È chiaro che fare una politica coordinata permette di avere un impatto, una dimensione veramente importante per accedere poi alla possibilità di fare politiche condivise e efficaci nel territorio.